Mister Marco Cascitti, mister del Gavorano. Gavorano è arrivato in ultima posizione qua a giocarsela con il tutto cuoio, ma che ha onorato il derby, ha messo tanta grinta e tanto gioco, e insomma ha portato a casa un pareggio che forse insomma, serve poco alla classifica, ma che sicuramente onora lo sport. E c'è da premettere che io sono da sette partite e da quando l'ho preso, io prima allenavo la Berretti, quindi ho sempre cercato di dargli gli stimoli, delle motivazioni, perché cercare di finire in dignità e di dare un senso al nostro campionato. È chiaro che noi ci abbiamo messa tutta, come abbiamo messa tutta. Abbiamo fatto dei buoni risultati in casa, ma anche fuori casa, sia a Messina che a Cosenza, abbiamo fatto delle ottime partite, anche se perso. È chiaro che oggi mi sembra che, specialmente il primo tempo, abbiamo fatto molto bene. Ecco, meritavamo di andare in vantaggio, poi purtroppo nel finale ci hanno fatto questo gol, che purtroppo degli errori che abitualmente ci succedono. È chiaro che tutto cuoio ce l'ha messa tutto per vincere, perché loro era importante per salvarsi direttamente, ma noi abbiamo fatto il nostro dovere, penso che abbiamo meritato questo pareggio e cercheremo anche queste ultime due partite che dobbiamo ancora giocare di dare il massimo, per lo meno per non arrivare ultimi. Mister, considerando i 90 minuti visti qua a Santa Croce, sicuramente il Gavorano è apparso una squadra in forma e che ha dato molto anche proprio negli scontri diretti con gli avversari in campo. Insomma, il Gavorano spesso arrivava primo sulla prima palla e arrivava anche primo sulla seconda palla, quindi insomma una squadra che mi sembra abbastanza in forma, anche atletica. No, questo senz'altro, la squadra sta bene, ripeto, sono io circa da 2 mesi e stiamo lavorando molto bene, un gruppo molto solido, un gruppo che vuole far bene da qui alla fine, anche per dimostrare qualcosa, anche per loro stessi, per la riconferma, per trovare un'altra squadra, dei professionisti, quindi cerco di dare queste motivazioni. Ma noi abbiamo si è fatto bene in casa, e anche domenica scorsa si è passato 2-2 col Chieti, ma si è passato al 93esimo dove si meritava la vittoria, qui contro una squadra che anche il Chieti si deve salvare, quindi noi cerchiamo di dare il massimo, poi è chiaro che abbiamo i nostri problemi.